alla tenda sia coloro che sono venuti qui a rispondere alla chiamata di Paolo. So perfettamente che non è semplice parlare accanto alla tenda. La questione dei multiservizi io la sento personalmente per un mucchio di motivi, molti lo sanno. Innanzitutto perché purtroppo ho, come dire, credo di essere stato il primo, non perché fossi una, come chiamarmi, una Cassandra, a pronosticare quello che purtroppo è accaduto. Ho lottato come ho potuto, ho cercato di far resistere questa società il più possibile per quelli che era il mio ruolo, cioè quella di revisore del comune fino al 20 dicembre del 2010, e ho assistito con sgomento a quello che è stato fatto poi dall'amministrazione Ottaviani. Io credo che sia stato fatto una macelleria sociale che grida vendetta, è uno dei motivi per cui in qualche modo, con tutte le nostre forze, noi, diciamo, di questo progetto, siamo Frosinone in Comune, faremo di tutto per riuscire a subentrare a questa gestione che riteniamo non solo fallimentare, ma dannosa, e fra l'altro nelle poche cose realmente grandi in cui si è imbarcata anche, diciamo, ha ben superato probabilmente il limite del codice penale. Il primo pensiero che mi viene, pensando alla tenda e pensando alla situazione della città, è che penso che occorra al più presto una rivoluzione, una palingenesi, una rinascita dei servizi sociali. La verità è banale, sappiamo, sono dati Caritas, non perché, perché il Comune tanto i dati non ce li ha, quindi è inutile parlarli, allora parliamo con chi purtroppo sta facendo le veci del Comune, cioè la Caritas, che parla del 10% della popolazione al di sotto della soglia dell'indigenza. Questo vuol dire due cose. Uno, ovviamente, una situazione impossibile per molte famiglie. La seconda cosa, e su questo mi assumo la responsabilità, se ci sono 4.000 famiglie, 4.000 persone non riescono ad arrivare alla fine del mese, purtroppo ci sono 4.000 persone che potrebbero essere contattate dai politici senza scrupoli per andarsi a comprare il loro voto, e questa è una cosa che purtroppo bisogna mettere in conto. Come si supera questa cosa? Si supera innanzitutto con l'inclusione, cioè col fatto di pensare che se le persone che non ce la fanno arrivare al fine mese, con le persone che non sono sotto la soglia dell'indigenza, devono essere all'interno, al centro del pensiero dell'azione amministrativa. Come? Innanzitutto il Comune deve tornare ad essere protagonista. La nuova normativa che è entrata in vigore da settembre dice che il Comune non ha più le risorse, e questo è carino per coloro che con i servizi sociali ci hanno fatto le campagne elettorali e ci hanno preso i 900 voti, quelli che sono. Ma sono gli organizzatori, sono coloro che tengono le fila, perché sono quelli che raccolgono innanzitutto le informazioni. Quello che diceva prima Paolo, terribile, della mensa, bisogna ripensarlo, bisogna dare dignità alle persone che purtroppo arrivano alla mensa, bisogna dargli la possibilità di accedere ai nuovi strumenti che ci sono, cosiddetta SIA, che è il Comune che li deve gestire, ma se i servizi sociali del Comune sono in mano a soggetti che non hanno la minima sensibilità, perché ormai purtroppo hanno demotivato il personale, hanno demotivato la struttura del Comune, non riusciremo assolutamente a poter raggiungere gli obiettivi che non ritiene. Viene proprio la fanfara quando parlo io, perché non metto nulla. Questo. Quindi questa è la prima cosa. I servizi sociali devono essere rifondati. Rifondazione non è una parola che piace a molti, però ci deve essere una vera e propria rifondazione dei servizi sociali. Bisogna riprenderli in mano, bisogna fare in modo che siano protagonisti all'interno di un progetto più generale di protagonismo della città. Molti dei candidati, io lo so che la cosa che più dispiace a Paolo è che ci sia una sorta di imposizione, Paolo intendo con le persone, di imposizione di una candidatura calata dall'alto, poi da me dall'alto e al massimo dal campanile, qualche altra potrebbe essere calata da un po' più in alto, da Roma, ma siamo apertissimi alla discussione, siamo apertissimi a una
a uno studio comune del programma, perché non è che abbiamo scritto un programma, adesso diciamo chi ci sta venite con noi, chi non ci sta se ne va a cercare un altro candidato. Il programma è, scusate l'inglesismo, è in progress, si sta costruendo tutti i giorni con le persone che cercano di dare un contributo, che sono persone, cittadini, come tutti noi. Le persone che stanno collaborando all'assessore del programma, scusate faccio un attimo 3 secondi di politica, delle persone, l'unico che ha esperienza in consiglio comunale sono io, e sono stato consigliere comunale fino a 14 anni fa. Il resto sono tutte persone che non hanno mai visto un'aula consiliare. Dice allora siete inesperti, non necessariamente, siamo certamente più nuovi rispetto a chi per anni è stato in consiglio comunale e ha diciamo contribuito o con la commissione o con l'omissione ad arrivare allo stato di disastro in cui siamo adesso. Quello che deve fare il comune di Frosinone è guidare, il comune capoluogo deve guidare sui servizi sociali, è capo del distretto sociosanitario, deve guidare, ha la responsabilità, questa terribile anche dal punto di vista del bilancio, e questo purtroppo è una cosa che non è responsabilità del comune, tutti i migranti minori sono in carico al comune di Frosinone. E tutti quanti sono posizionati fra l'altro in case famiglia che non sono a Frosinone, quindi se si volesse pure pensare alla balorda idea dello sfruttamento, tra virgolette, imprenditoriale di questa cosa, neanche le risorse restano in città. Ma dobbiamo essere classe e città dirigente sul problema dell'inquinamento. Ma questi personaggi ridicoli hanno fatto il classico blocco del traffico, il copia e incolla dell'anno prima, domenica 6, e a Ferentino ci sta il Rally. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma con chi stiamo parlando? Il Duce sta qui, sta solo qui, non comanda neanche al panorama dove ci stanno tutte le macchine del Rally, tutte belle che ferme. Allora di cosa stiamo parlando? Se fai copia e incolla, dov'è la lotta all'inquinamento? Dov'è la lotta alle malattie respiratorie? Dov'è la lotta a problematiche più gravi? Dove sta? Se fai lo stesso provvedimento dell'anno scorso, fra l'altro Fabri, te lo dico proprio col cuore, ha fatto il blocco del traffico il 6 e quando ci stavano le primarie loro? Quando ci stanno le primarie, quella carnevalata, quella cosa di oggi, vabbè c'era la partita, è libero. Io pure questo ci avrei pensato, anche tu ci ho pensato, per far capire di con chi ci abbiamo a che fare. Con chi ci abbiamo a che fare, cioè con chi non è neanche in grado di sapere che al di là del suo confine comunale c'è un rally il giorno in cui lui fa il blocco del traffico. Ma è il blocco del traffico la soluzione? Ma qual è il problema davvero? E l'impianto a biomasse? Attenzione, perché ho paura che l'impianto a biomasse, dal punto di vista delle carte bollate, farà la stessa fine del palazzo sopra la Villa Romana. E se questi hanno tutto in regola? Dato che i provvedimenti di rilascio non è che sono comunali. Allora, con chi ci abbiamo a che fare? Dobbiamo riprendere in mano la gestione, non possiamo pensare che tutto sia gestito così, come si è sempre fatto, a fotocopia, a copia e incolla di quello che è stato fatto fino adesso. Riprendiamoci in mano i servizi sociali, riprendiamoci in mano una volontà dirigente del comune. Prima sentivo il consiglio comunale, un'amarezza immane su questione di bilancio, far parlare una persona che non ha competenza, è inutile che ve ne parlo su quello. Cioè, è stato fatto un piano che è basato sul fatto, come giustamente diceva il nostro amico, che dal 2017 forse c'è qualcun altro, a quel punto quel poveraccio si troverà buchi enormi, e i buchi ci sono anche sul bilancio corrente, poi vabbè, ma questo poi è una discussione. Ma pensiamo alla gestione del patrimonio, questi comprano il Nestor e poi non lo affittano, non fanno un bando, perché? E c'era già qualcuno che non c'era, ma non c'era neanche, perché giuridicamente non era diritto. Ma di cosa stiamo parlando? Un sindaco che dice abbiamo comprato un bene da 5 milioni di euro, l'ha detto alla stampa, dopodiché lo affitta, non l'ho ancora fatto, a 2.500 euro al mese. Di cosa stiamo parlando? Non l'ha ancora fatto perché non è stato ancora incassato un euro. E ogni volta che il comune fa un evento dentro il Nestor, dopo i primi 10, dall'11° evento in poi, paga per fare un evento a casa sua. È come se io faccio la festa di mia figlia a casa e pago un terzo, un altro soggetto per fare la festa a casa mia. All'11° evento il comune paga 1.175 euro alla società che gestisce senza bando il Nestor. Allora, di cosa stiamo parlando? Se
queste sono le cose clamorose. La situazione delle cooperative, quella grida vendetta. Grida vendetta che il giudice del lavoro chiami, lo so, è una sottolineatura della tua situazione, della vostra situazione, non è che io sto dicendo una cosa per dire che io sono bravo o sono figo, sto semplicemente dicendo che è l'assurdo che il giudice del lavoro chiami il sindaco perché le cooperative non possono, si rifiutano di riassumere i dipendenti. Ma chi c'è dietro le cooperative? Forse sarebbe il caso di cominciare a dirle le cose. Forse sarebbe il caso di cominciare ad aiutare a dirle noi, assumerci tutti noi la responsabilità di cominciare a dire le cose, di chiamare le cose col nome e cognome. Ricordavamo con Stefania il consiglio comunale di gennaio, sempre per tornare al Nestor, dove un consiglio di maggioranza ha fatto l'interrogazione al sindaco dicendo: ma chi c'è dentro al Nestor? Non lo so, ha detto. Era un anno e mezzo che stavo lì dentro, non lo so. Allora, questa è la gestione del patrimonio. La gestione, quando il sindaco parlava prima dell'urbanistica o del fatto che finalmente i costruttori, adesso dato che comanda lui, fanno quello che dice lui, è una stupidaggine. Cioè, si è presentata la lista dei costruttori, c'è la lista degli agenti immobiliari. Che cosa vogliono gli agenti immobiliari, secondo lui? Ovviamente costruire. Allora, sappiamo che per fortuna la normativa regionale va verso il consumo suolo zero. C'è bisogno di altre case a Frosinone? C'è bisogno di altre case? C'è bisogno di incentivare uno sviluppo che riporti la gente a Frosinone? Siamo diventati 46.000 da 48.000. C'è bisogno di spingere per l'alta velocità, per consentire che da Roma a Frosinone ci siano 35 minuti e la gente venga a vivere qui e non vada a vivere a Roma. Venga a vivere qui, perché, scusate, tanto spero che si senta ugualmente, è che già non è che c'è tutta questa bella voce, così ancora peggiorata. Dobbiamo sviluppare, mi rendo conto che c'è la tematica del lavoro che è complicatissima, però bisogna fare in modo di dare, non c'è uno cantante confidenziale, di creare sviluppo con tutto quello che si può, di dare a Frosinone un incentivo a chi vuole venire qui a aprire. Dobbiamo trovare il modo, nelle agevolazioni fiscali, bisogna sfruttare la leva fiscale non solo per far pagare ai cittadini, perché ovviamente col fatto del predissesto ha portato la tassazione al massimo. E sto prescindendo per un attimo dal fatto che la tassa sui rifiuti deve coprire il costo di quel contratto che grida vendetta. Ricordiamo sempre che il consulente che ha redatto quel contratto era al soldo di Sangalli. Ricordiamo sempre che in sede di udienza penale il signor Sangalli figlio ha dichiarato di aver dato 10.000 euro a una persona per la campagna elettorale. E se tu dai 10.000 euro a una persona per la campagna elettorale, che ti aspetti? Ti aspetti che questa persona faccia un bando per far vincere qualcun altro? O prenda come consulente, facendolo votare a tutta la giunta, come consulente per la stesura del bando, un soggetto che sia autonomo? O prendi un soggetto che ti dice la Sangalli? Per curiosità. Questi sono quelli che ci governano, questi sono quelli che dobbiamo mandare a casa. E dobbiamo trovare il modo per mandarla a casa. Sì, volevo fare un finale più epico, ma non c'è problema, sto rubando troppo tempo e non vorrei soltanto dire che a livello bisogna trovare delle nuove prospettive di sviluppo con quello che possiamo. Bisogna portare i soldi a Frosinone in un modo in cui loro non ci sono mai riusciti. Qualche soldo dall'Europa è arrivato a Frosinone? Non mi risulta. Mi risulta che l'assessore all'Europa sappia a malapena quello che c'è via di Burtina, perché lui interessa Madonna della Neve e manco tutta la piazza, solo quella sua. L'assessore all'Europa moderno è del 1931. Dove andiamo con questa gente? Ma chi si ricorda manca dove lascia la macchina? Ebbene, lui non si ricorda dove lascia la macchina, lui è quello che decide sui bandi dell'Europa e noi siamo qua e voi state dentro una lenta. Ok, scusate, sono andato lungo, ho fatto un semicomizio. Vi ringrazio tutti quanti, grazie Paolo, ci sentiamo.